E veniamo adesso a parlarvi dell'ultima registrazione di Uomini e Donne dove sono successe molte cose. Ma sinceramente alla sottoscritta la cosa che è più piaciuta è stata senza ombra di dubbio il ritorno di Marta Pasqualato. Per due semplici motivi. Il primo motivo sicuramente in quanto lei ha sbagliato a non scagionarsi. Ma se proprio devo dirla tutta quella segnalazione subita non mi è sembrata tanto probante. E mi sembra ridicolo che lei stesse insieme con questo tipo da 6 anni. Ma poi le esterne che Nicolò Brigante ha fatto con Marta Pasqualato trasmettevano e come se trasmettevano. E la stessa reazione avuta da lui alla segnalazione è quella di un uomo, arrabbiato con gli occhi a cuoricino. Questa è la mia impressione. Certo che sembra persino strano dirlo oggi. In quanto quando hanno iniziato a conoscersi erano veramente il giorno e la notte nel senso, che insomma sembravano proprio tanto distanti. Ma piano piano si sono consociuti e si sono piaciuti. Lei si è aperta molto e lui l'ho visto molte volte pendere dalla sue labbra. Nelle puntate che ancora vedremo, ci sarà Marta che proverà in tutti i modi a fare ragionare Nicolò, ma lui non ci vorrà sentire. Nell'ultima puntata registrata Marta Pasqualato che non si è data per vinta. E ancora una volta è andata a rincontrare Nicolò facendogli una sorpresa. Lui alla fine questa volta non l'ha eliminata nuovamente e le ha detto che avrebbe deciso in puntata. Dove le ha detto che poteva rimanere causando l'autoeliminazione di Virginia Steblum. Marta Pasqualato, scrive a Nicolò Brigante su Instagram. Dopo su Instagram Marta Pasqualato ha pubblicato un video dove mostra la sua faccia finalmente sorridente. E sotto ha scritto ricominciamo da qui. Ma che vi devo dire? La sottoscritta incrocia le dita per loro. Che vi devo dire, mi piacciono proprio tanto insieme. E a voi? Che ne dite? Si può fare. Aggiungo che Nicolò ha scritto che insomma la scelta è abbastanza prossima.